Ciao a tutti, oggi sono qua per annunciarvi l'apertura del nostro personalissimo book club, ovvero il Cibi Book Club. Sono anni che penso di aprire un gruppo di lettura tutto mio, ma mi sono sempre lasciata frenare dal fatto che ce ne sono tantissimi. Praticamente ogni persona che parla di libri online ha magari il proprio gruppo di lettura. Ce ne sono alcuni strutturati magnificamente, quindi ho sempre sofferto un po' il confronto e mi sono sempre chiesta: ma che cosa potrei aggiungere? Non voglio essere un peso, non voglio essere una dei tanti. Però, come mi avete fatto notare anche voi, soprattutto su Instagram, perché poi ci arriveremo, è da lì che è nata, no, l'idea del gruppo di lettura. La gente che mi segue, voi che mi seguite, penso principalmente perché io sono io, quindi quello che potrei io offrire di diverso è che appunto io non sono come le altre persone. Sicuramente non sarò la persona più originale di questo mondo, però è effettivamente una cosa che mi richiedete da un sacco di tempo. È qualcosa che io volevo fare in primis da un sacco di tempo, perché non provarci? È arrivato poi in maggio, il mese di mio compleanno, e come ben sapete, non potendo uscire, non potendo vedere la mia famiglia, ho festeggiato tra virgolette da sola, ho passato praticamente tutto il mese da sola. E quindi mi sono detta: perché non fare qualche cosa di diverso in modo da coinvolgervi e soprattutto sentirmi un po' meno sola? Quindi appunto su Instagram, se ancora non mi seguite, mi trovate come cbisdeway, ma tutti i miei contatti li trovate sempre linkati in descrizione. Vi ho chiesto se vi avrebbe fatto piacere appunto leggere qualcosa insieme, quindi vi ho proposto quattro titoli e abbiamo scelto insieme Il Maestro e Margherita. Dopo questa esperienza mi avete scritto in tanti che sarebbe stato bello riproporlo anche per altri mesi. E di nuovo su Instagram vi avevo proposto di alternare un libro a un fumetto, quindi fare un mese un libro e un mese un fumetto. Anche questa cosa vi è piaciuta tantissimo, quindi io sono molto molto contenta di annunciarvi ufficialmente l'apertura del book club. Come vi dicevo, è partito su Instagram, quindi il primo libro che abbiamo letto l'abbiamo letto e commentato su Instagram. Per il mese di giugno leggeremo un fumetto, dal momento che è partito su Instagram. Per questa volta vi farò scegliere appunto il fumetto da leggere insieme sempre su Instagram, ma per le prossime volte sceglieremo insieme sul gruppo Facebook che ho creato. Trovate ovviamente il link qua sotto in descrizione. Ci ho pensato molto se aprire o meno un gruppo, come fare per strutturare insomma questo gruppo di lettura, perché i gruppi su Telegram li trovo caotici, non mi fanno impazzire, non mi ci trovo bene. Allo stesso tempo Facebook non mi fa impazzire, su Instagram è un po' più difficile commentare la lettura passo a passo, perché magari i post sono difficili da ritrovare. Su Goodreads ci sono poche persone che lo utilizzano, quindi sarebbe stato un po' penalizzato e sicuramente io non voglio costringere nessuno a iscriversi all'ennesimo social, quindi sono venuta un po' a patti con diverse cose, ho valutato pro e contro e secondo me la scelta migliore è stata appunto quella di creare un gruppo Facebook in cui poter commentare poco alla volta il libro o fumetto che sceglieremo. In pratica, come funziona il CB Book Club? È molto molto semplice. In pratica, ogni mese sceglieremo un libro da leggere assieme, un libro o un fumetto, come vi dicevo, alterneremo un libro a un fumetto autoconclusivo, quindi volume unico o al massimo una miniserie, e lo leggeremo insieme per tutto il mese. Quindi uno può iniziarlo subito e terminarlo in una settimana, uno può iniziarlo, che so, gli ultimi 3 giorni. Insomma, io non voglio imporre nessun ritmo di lettura perché con tutti gli impegni, il lavoro, eccetera, cioè ognuno deve essere libero di leggere con i propri tempi, la lettura deve essere un piacere. Poi, chiaro, a molti fa piacere commentare poco alla volta, quindi potremo pensare di dividere magari in 3 o 4 parti il libro e creare dei post dedicati sul gruppo in cui poter commentare fino a quel punto, in modo da non fare spoiler agli altri e soprattutto in modo che gli altri possano poi accedere al post, ripescarlo una volta arrivati a quella parte. O comunque potrete essere liberi di postare quello che volete sul gruppo, che so, sono arrivata fino a questo punto qua, ovviamente senza fare spoiler, magari nei commenti entrate nel dettaglio in modo che chi è arrivato allo stesso punto, è interessato allo stesso argomento, possa interagire con voi. Ma le sorprese non finiscono qui perché infatti da giugno partirà una sorta di challenge che coinvolge anche Agatha Christie. Siccome in tanti mi avete chiesto: ma perché non leggiamo tutti assieme Agatha Christie? Perché non facciamo
facciamo una read-along, eccetera, eccetera. Io mi sono detta, cavolo, io ho letto tantissime cose di Agatha Christie, in questo momento non ho voglia di rileggere tutto, perché sono a buon punto e mi piacerebbe leggere quello che ancora non ho letto. Inoltre, quest'anno sono i 100 anni della scrittrice, magari tanti fan come me hanno iniziato un loro progetto. Io, ad esempio, leggo almeno una volta al mese un libro di Poirot, visto che Poirot a Storie Scurte è stato il primo romanzo pubblicato da Agatha Christie. E quindi mi sono detta, magari come me ci sono altre persone, no, che hanno la loro TBR o comunque hanno i loro libri di Agatha Christie da leggere. Sarebbe anche complicato riprendere dall'inizio, no, leggere tutto della scrittrice, visto che ha scritto tanto. E quindi mi sono detta, ma sì, creiamo una sorta di challenge da fare da giugno fino alla fine dell'anno, in modo che ognuno possa scegliere, tra virgolette, il libro che più preferisce della scrittrice. In pratica, per i 7 mesi che rimangono, ho pensato a 7 diverse challenge. Ad esempio, leggere un romanzo con protagonista Poirot, con protagonista Miss Marple, con nessuno dei due, uno dei primi lavori, un romanzo non ambientato in Inghilterra, eccetera, eccetera. Sono delle consegne, diciamo, che possono anche non essere seguite nell'ordine in cui le ho presentate. Quindi uno veramente se le può adattare, quindi un mese scegliere di leggere, che so, un libro su Miss Marple perché ce l'ha già in libreria, il mese dopo un altro libro che magari ha in libreria o che voleva leggere, che può adattarsi a questa piccola challenge. Diciamo che è un progetto parallelo al gruppo di lettura che mi piaceva comunque condividere con voi per coinvolgervi ancora di più. Soprattutto perché ho visto che in tanti siete grandissimi fan della Christie come me, e visto che ricorre appunto il centenario dalla pubblicazione del suo primo romanzo, ho pensato che potesse essere un'idea carina. Certo, queste cose di solito iniziano all'inizio dell'anno, ma vabbè. Spero che questa nuova iniziativa possa piacervi. So che magari è scomodo rimandare continuamente a social diversi, visto che qua siamo su YouTube, però effettivamente organizzare un book club qua su YouTube sarebbe stato difficile e soprattutto poco interattivo. Invece mi piace l'idea di poterci confrontare ed essere una vera e propria community. Quindi in questo senso, secondo me, serve di più il gruppo su Facebook, proprio per poterci confrontare, commentare, evitare magari di fare spoiler a chi legge con i propri tempi. Insomma, questa è stata la mia idea, quindi spero che possa piacervi. Di nuovo, se volete partecipare, trovate il link qua sotto. Vi lascio anche il link alla piccola challenge di Agatha Christie. E nulla, io sono molto contenta e spero lo siate anche voi. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!